tutto è pronto per iniziare la quarta e ultima frazione di gioco tra Civitavecchia e Catania. 11-8 il punteggio a favore dei padroni di casa di coach Marco Pagliarini, mentre intanto ripetiamo, è finita la partita a Palermo. Bologna è espugnato nella piscina comunale di Palermo per 10-9, quindi in questo momento, rimanendo buono questo risultato, che è l'unica partita ancora non finita delle prime 5 formazioni, Civitavecchia avrebbe 43 punti, il Nuoto Catania, Nuoto Roma 41, Nuoto Catania 34, Ortigia 33, Telimar 29. Questa è la situazione, quindi Civitavecchia con più 15 punti sul quinto posto, ma sempre con la Roma a 2 punti. Roma, ricordiamo, dovrà venire a Civitavecchia il prossimo 24 aprile, giocherà di venerdì in anticipo, i problemi con le festività del santo patrono locale. C'è ancora tempo per quella partita, prima adesso c'è la sosta pasquale e poi ci sarà la trasferta a Palermo per Civitavecchia, ovviamente è difficile. Zanetic, la palla va fuori, difficile però andare a Palermo, ma sarà anche difficile per la Roma uscire viva da Catania, perché appunto la Roma gioca sempre con l'avversario dopo del Civitavecchia. Quindi ancora una giornata ricca di risultati, di capogiovetti di fronte, si preannuncia l'inizio del campionato per il rush finale dopo la sosta di Pasqua. 7-17, c'è qualche problema a bordo vasca, la partita deve essere un attimino sospesa, vediamo che cosa succede. C'è l'intervento del medico pronto per Zanetic, che ha subito un colpo. Visciola va a dare, credo, un pezzo di calottina su, arriva Zanetic che rimane fuori, lo vedete sullo sfondo dello schermo, il medico controlla la sua situazione, è stata appunto questa interruzione. Nel frattempo Zanetic con le cure del medico, 7-17, 3 gol da difendere per mantenere i 2 punti di vantaggio sulla Roma. Per Civitavecchia e Catania 7 minuti e poco più per cercare di avvicinarsi al duo di testa Civitavecchia-Roma. Può riprendere il gioco viene chiamato Catania, che riprende il gioco, il raddoppio, c'è l'espulsione di Iula ed è la terza, credo, così sarà. L'uomo in più per Catania, poi vedremo se sarà la terza o meno, intanto c'è l'uomo in più, è la terza, così conferma la giuria, quindi Iula fuori per raggiunto il limite di falli. Catania 10 secondi ancora con l'uomo in più e sotto di 3 gol, va a cercare di andare a recuperare, arriva la palla dentro, poi andrà Castello, poi il pallone e il gol del Catania, il pallone per un attimo nelle mani di Castello e poi è andato nelle mani dell'altro numero 7, Giorgio Torrisi. Quindi il Catania accorcia le distanze a 6-54, il punteggio quindi è di 11-9, ha segnato il numero 7, Giorgio Torrisi. Proprio sullo scadere questa rete, Civitavecchia che mantiene cinque settimi della squadra, esce Zanetic ancora dolorante per il colpo precedente, esce anche Chicchini, poi vediamo chi è entrato, ricordiamo che Iula comunque anche questo sostituito per raggiunto limite di falli, il primo giocatore che abbandona l'acqua, il fallo dovrebbe essere anche espulsione per cosa date anche in precedenza, l'arbitro dice solo il fallo semplice, arriva la palla al centro, non viene dato l'espulsione, tiro gol! Il gol del Civitavecchia con Chiarelli, trova il buco giusto Marco Chiarelli, quella è la sua posizione. Civitavecchia che risponde quindi subito alla rete del Catania,
col 12-9 di Marco Occhiarelli da posizione 5 a 6-30, in pratica 24 secondi per rimettersi sul più 3. Fuori Chiarelli, dentro Quaglio nel Civitavecchio. È pronto per rimettere in gioco, lo vedete in schiena l'arbitro Piano di Genova, Marco Piano. Dall'altra parte Marco Ercoli di Fermo. Sono i due fischietti per questa partita. Controfallo, c'è un controfallo, c'è l'espulsione. Controfallo, espulsione a fuori del Civitavecchia. Può dare la palla anche in avanti Romiti, la dà adesso, siamo con l'uomo in più, ecco che arriva il pallone allo stesso Romiti, è Romiti e il gol adesso è il numero 12, Andrea Muneroni, Civitavecchia 4 gol avanti. Andrea Muneroni in superiorità numerica ovviamente, ma era un gol proprio di ripartenza dopo questo controfallo e fallo grave dato al numero 12 Torrisi. Oltre a Pimpinelli, Aschi, Romiti e Andrea Muneroni, autori del passeggio a 2, ha dato il 13esimo gol a Civitavecchia, 13-9 al punteggio. Torrisi va a impostare il gioco, sono 6 minuti a disposizione del Catania per recuperare i 4 gol di svantaggio. Ovviamente l'impresa col passare dei secondi è sempre più difficile, ma ancora possibile, anche se Catania sta perdendo un po' la verve in attacco, perde un altro pallone. Zanetic va a riconquistare in posizione 5, è libero il giocatore, c'è adesso viene dato il controfallo. Controfallo e l'espulsione a Castello. Controfallo e l'espulsione a Castello a 5.43. Poi segneremo questo discorso sul tappino, vediamo l'azione di attacco. Espulso Andrea Castello a 5.35 dopo avergli tolto anche il pallone. Civitavecchia che subisce questo uomo in più. Paraviscola! Ancora la palla però rimane nelle mani del Catania, ancora 30 secondi in attacco, tiro ancora Viscola, è rientrato intanto il giocatore, quindi siamo in parità numerica, annullata la superiorità, il doppio tiro del Catania, rimane con la palla in mano la squadra etnea, ancora prova da lontano Privitera e Beltrame, la palla arriva sotto il tiro e questa volta ancora Viscola che recupera il pallone sul tiro di Cacar. Cacar a tu per tu con Viscola, para il portiere civitavecchiese, siamo a 4.56. Rimaniamo sul 13-9, ovviamente cerca di abbassare il ritmo adesso la squadra di casa, ha 4 gol da difendere in 4 minuti e 40 da giocare. Zanetic 5 secondi, 4 secondi, si libera Zanetic, gol! Gol di Zanetic, in girata, il tripuglio dei rosso celesti. Zanetic si inventa il gol, da applausi allo scadere del terzo, Ivan Zanetic. A 4.34, Zanetic in beduina, da metà campo, butta dentro il pallone, ecco questo tra gli applausi del pubblico. Eccoci un time out, perché vediamo, è time out, adesso viene fischiato, un po' accedato che dà gli ultimi tentativi di portare in parità il match. Adesso siamo sul 14-9, 4.5 al termine. Bellissimo il gol di Zanetic. Forse toglie definitivamente le castagne da fuoco al Civitavecchia sul più 5 a 4.5 dal termine, se effettivamente basta solo gestire la palla, ma ovviamente Catania non ci sta, proverà il tutto per tutto.
chi attacca in calottina scura, 14 per chi difende in calottina bianca. Questo è il risultato tra Civitavecchia e Catania. Anticipo difensivo di Simeoni, letteralmente in bambola la Catania, non riesce, c'è la ripartenza civitavecchiese, sono 3 contro 1, Simeoni può appoggiare verso il numero 6, Pimpinelli ancora la palla in mano, sbaglia l'appoggio facile verso Andrea Mugneroni, 3 contro 1 i civitavecchiesi sprecano l'opportunità del KO con Pimpinelli. Campinato, palla in mano, 17 secondi al termine, devono rientrare i civitavecchiesi. Questo è Andrea Mugneroni che va a chiudere su Privitera, recuperata la parità numerica in difesa, adesso avanza anche Beltrame che è rimasto indietro, proprio Beltrame con la palla in mano, 2-3 finte, palla è stoppata da Simeoni, ancora 30 secondi per Catania, tutti in attacco, ma siamo già scesi a 3-30 dal termine. Civitavecchia avanti 14-9. Allora arriva dentro il gol, è il gol di Kakar, anche qui bellissima girata dello straniero avversario. Kakar segna il 10° gol per la sua squadra, il Catania idem nuoto a 3-22. Peccato per quell'occasione, diciamo, buttata al vento da parte di Pimpinelli, erano 3 contro 1. Invece di tirare ha preferito tentare il passaggio, ma è venuto fuori un tiro sbilenco che è stata preda della difesa avversaria, tra la disperazione di Andrea Mugneroni che aspettava solo la palla per sbatterla dentro, solo davanti a Spampinato. Comunque rimaniamo sul 14-10, 4 gol di vantaggio